Grazie Presidente, ti ringrazio anche di essere venuto all'incontro di oggi nonostante le problematiche familiari che hai. Ringrazio gli intervenuti e ringrazio anche il dottore De Fosse, il dottore Campana e il Presidente della Commissione Chiarello per il lavoro svolto per il punto all'ordine del giorno, gli equilibri di bilancio. E noi sia nella variazione di bilancio sia negli equilibri di bilancio annoveriamo, caro Presidente, abbiamo fatto una variazione proprio per una miriade di finanziamenti intercettati presso la Regione Calabria e presso anche la Comunità Europea. E questo logicamente ci ha portato in condizioni di poter fare una variazione di bilancio, al di là poi di aver rimpinguato il capitolo degli arbitraggi, delle liti eccetera eccetera, al di là di aver rimpinguato magari il capitolo dei canoni utenze eccetera eccetera, la variazione consiste in parte entrate per chi eventualmente capisse di bilancio. Noi abbiamo avuto maggiori entrate e queste entrate le abbiamo dovute mettere in bilancio. Quali sono queste maggiori entrate? Noi abbiamo avuto un finanziamento di 1.050.000 euro per il Palazzo de Russis dalla Regione Calabria, abbiamo avuto finanziamenti sulle scuole, abbiamo avuto finanziamenti per ciò che riguarda il rimboschimento, 170.000 euro, insomma sono tutti finanziamenti che io ho annoverato nell'arco di un mese. Ma nei prossimi giorni faremo probabilmente, questo per chi dice che non siamo capaci di intercettare finanziamenti, nei prossimi mesi faremo un'altra variazione al bilancio, perché il sottoscritto è riuscito ad attingere un altro finanziamento presso l'assessorato ai lavori pubblici della Regione Calabria, l'assessore Gentile, 2.800.000 euro per le nostre reti idriche, perché nonostante in passato si sono investiti circa 15 miliardi delle vecchie lire per rinnovare un po' le nostre reti idriche, abbiamo ancora qualche defianza in qualche contrada, parlo di contrada Seggio, parlo di contrada Amica, e lì dove vogliamo in questo momento andare a investire questi 2.800.000 che siamo riusciti ad attingere per poter dare sicuramente una rete idrica più efficiente e più funzionante eventualmente alla comunità. E quindi la maggior parte sono parti in entrate, nei prossimi giorni faremo parti in entrate di altri finanziamenti, 600.000 euro per la viabilità, ma poi non voglio fare l'elenco, come si suol dire, della lavandaia, perché potrei parlare di depuratore consortile, potrei parlare di scuole, potrei parlare di altri finanziamenti, solamente in un mese, solo in un mese abbiamo attinto finanziamenti nell'ultimo mese, tra l'ultimo mese di settembre, caro assessore, mi facevi un conto di 4.800.000 euro di finanziamenti che abbiamo attivo. Quindi questa è la nostra incapacità nel non intercettare finanziamenti, ma lo dicono le carte, lo dicono le prove, lo dicono i documenti, no? Perché parlare, tutti possiamo parlare. Io ho visto un asino volare, benissimo, però poi bisogna vedere la gente se ci crede che l'asino è volato, insomma. Parlare ormai è diventata alta legge, noi parliamo con documenti e con le carte, se eventualmente qualsiasi consigliere comunale vuole venire a vedere le carte, vuole venire a vedere quelle che sono la parte entrata che ci sono state, le parti entrate che avverranno nei prossimi giorni, io sono disponibile eventualmente di fargli vedere tutti i documenti. Non cado in bassezza, io non posso parlare qui in un'assise del genere dopo 20 anni di esperienza, onestamente non posso parlare di bassezza, mi metto a parlare di musica alta, io non faccio il vigile urbano, mi metto a parlare di marciapiedi, dove stringe il marciapiede, dove allarga. Sottoscritto si sta interessando in questi ultimi tempi di depuratore consortile, abbiamo le commissioni, sto monitorando le commissioni, deve partire la gara per la realizzazione del nuovo depuratore, mi sto interessando di zona franca, siamo riusciti a ottenere un finanziamento alla Regione Calabria, è un finanziamento con fondi POR, mi sto interessando dei PISL che nei prossimi giorni partiranno per il nostro centro storico, ho firmato insieme al sindaco di Corigliano l'accordo per il nuovo ospedale, insomma mi sto interessando di queste cose, io non mi occupo di cose che magari mi sono occupato anni addietro, insomma dove oggi non me ne posso occupare più, andare a vedere se il marciapiede si stringe o si allarga, ci sono i tecnici che ci fanno, i dirigenti che ci fanno, i geometri qui, io non faccio né il geometra né il dirigente. E quindi mi sto occupando di differenziata, abbiamo raggiunto risultati eccellenti nel prossimo Consiglio Comunale, ve li dirò, con dati alla mano e con prove alla mano, oggi non ho i dati alla mano e non parlo, poi vi dico la differenziata quando è arrivata, solo in un mese, vi dico, no, eravamo ridotti al 17%. Perché eravamo fermi a Bucita, perché era fermo l'impianto dell'umido, eccetera, eccetera. Poi vi dirò prossimamente, in un mese, cosa abbiamo realizzato di differenziato e a che percentuale siamo arrivati. Siamo arrivati a una percentuale dove andremo a spendere meno sulla tassa che andremo a pagare alla Regione Calabria, perché abbiamo di gran lunga superato il 24%, che è la soglia che ci fa pagare logicamente di più o di meno.
alla Regione Calabria come smaltimento dei rifiuti. Io mi sto occupando di gestioni dei nostri palazzi, abbiamo dato in appalto il Palazzo di Muro per l'Ostello della Gioventù che nei prossimi giorni verrà consegnato, mi sto occupando di Statale 106, cioè, prossimamente al punto all'ordine del giorno parliamo di 106, su iniziativa di questo sindaco, del sindaco di Rossano che è riuscito a richiamare tutti i sindaci del territorio e che mi hanno elogiato tutti i sindaci di territorio, di questo. Io mi occupo, di questo mi sto occupando, non di altre cose, insomma se il bar c'ha la musica alta o la musica bassa, questi sono deputati burocrati a far rispettare regole e leggi, il sindaco non fa né il vigile urbano né il geometro e né tantomeno il dirigente. Mi occupo di scuole, siamo riusciti a dare scuole efficienti a tutti quanti, scuole con finanziamenti, gli ultimi finanziamenti, 210.000 euro, più 200 e passa mila euro sull'altra scuola di Via Nazionale, 500.000 euro di finanziamenti. Non abbiamo avuto una lamentela, le scuole manutentate, le scuole consegnate, gli alunni sono lì tutti quanti, andate a vedere negli altri comuni, fatevi un giro eventualmente negli altri comuni. Mi sto occupando di anfiteatro, siamo riusciti a far partire i lavori dell'anfiteatro, l'anno 21 sicuramente lo daremo a disposizione dell'utenza, mi sto occupando del parcheggio multipiano di Sant'Antonio che sarà adibito per l'anfiteatro, di queste cose che ci stiamo occupando di lungomare, come arrivare eventualmente a Torre Pinta, da Torre Pinta come arrivare eventualmente a Momena per dare sicuramente alla gente, ai turisti che vengono, una città diversa, più bella, più grande, più ospitale, di questo mi occupo io. E non delle beghe, di quelle cose che onestamente mi rifiuto anche di pensarci e mi rifiuto anche eventualmente di poter fare un dibattito su queste cose qua. Stiamo garantendo tutti i servizi, caro Assessore, ti ringrazio anche per questo, di questa forte collaborazione come Assessore a Bilancio che mi dai. E perché non è possibile che sui giornali leggiamo che negli altri comuni limitrofi hanno chiuso le mense, hanno chiuso i trasporti, hanno chiuso le scuole, hanno chiuso le asilo? E noi continuiamo a garantire mense, trasporto, continuiamo a garantire l'assistenza fisica nelle scuole con fonti di bilancio. Garantiamo una viabilità efficiente. Basta uscire a 7 chilometri sia sulla parte est che sulla parte ovest, eventualmente limitrofe a noi, e andate a vedere le macerie che ci sono sulle strade. Noi garantiamo una viabilità efficiente, una viabilità qualificata a tutti coloro che vengono. Abbiamo avuto, caro Presidente, tante di quelle lettere e sono soddisfazioni, non per il sindaco, per la cittadinanza intera, insomma, di apprezzamenti, no? Verso le strutture ricettive della nostra città, verso la polizia, verso il nostro lungomare. Queste sono cose che sono di là, sono protocollate, che in qualsiasi momento le potete vedere, e non si può sputare sempre veleno, consentitemi il termine poco adatto a questa assise, su questo sindaco e su questa amministrazione. Sono completamente seccato, sono seccato di ascoltare queste invettive nei confronti di questa maggioranza, sono seccato. E guardate, mentre gli altri tagliano, noi garantiamo i servizi, e questo che è la mia grande soddisfazione. E la gente queste cose le nota, caro Assessore, poi al di là delle chiacchiere che facciamo qua, la gente a casa sa i sacrifici che stiamo facendo per tenere il bilancio saldo, per cercare di togliere dei debiti, per cercare di non andare in dissesto, per cercare di non andare in predissesto, così come stanno facendo altri comuni. Questa è la realtà delle cose, è su questo che eventualmente ci confronteremo poi con la gente, ma a momento opportuno. Caro Presidente Scarcero, una sola cosa, perché in questa assise sto sentendo parlare spesso di tribunale. Vedete, questo sindaco, al di là di quello che può dire qualcuno, le mie lotte, caro Presidente, io le ho fatte insieme a te e tu me ne darai atto. Io non mi sono assolutamente conservato e non mi sono assolutamente defilato dalle mie responsabilità. Sono andato a Roma non lo so quante volte. Sono tornato nello stesso giorno, nonostante i miei problemi che ho sui reni, per le coliche renali, con la macchina, io non posso fare molti chilometri, io andavo a Roma e venivo nello stesso giorno, col Presidente del Consiglio, con Scarcella, col Presidente dell'Ordine degli Avvocati, con gli avvocati, con le associazioni, con i comitati, e per questo me ne dà atto la gente. Me ne ha dato atto l'opposizione, me ne ha dato atto il consigliere Trento che è un mio oppositore, me ne ha dato atto il presidente dell'Ordine degli Avvocati, me ne hanno dato atto i giudici e me ne hanno dato atto gli avvocati e ai tutti i dipendenti del Tribunale. Io ho la coscienza a posto. La coscienza a posto per aver incontrato i ministri, per aver fatto le mie battaglie, per essere riuscito con la Regione Calabria a incassare all'epoca anche il sostegno economico per poter pagare quelle spese del Tribunale. Io le mie lotte le ho fatte. E le ho fatte a 360 gradi, la gente lo sa e la gente me ne ha dato atto e me ne dà atto. Poi al momento opportuno spiegheremo alla gente chi era presente e chi invece
fa le solite parole, le solite passerelle, arriva 5 minuti, va via, tanto eventualmente i problemi li risolve il sindaco, li risolve il presidente Scarcella. La gente sa tutto, la gente ha annoverato tutto, la gente ha registrato tutto, ci sono i video di chi c'era al tribunale, io mi sono portato la scrivania, il gonfalone, ci ho portato le mie cose, la mattina facevo anche il pubblico da lì, e la gente queste cose le sa, e chi è passato ha fatto la passerella e se n'è andato, che magari andava in campagna o andava a qualche altra parte. Questi sono i problemi, Giorgio, questi sono i problemi. E io assolutamente non intendo farmi offendere da nessuno, perché io ho la coscienza pulita sul tribunale. Gli altri hanno la coscienza a posto, non hanno la coscienza a posto, di che eventualmente poteva fare e non ha fatto. Le colpe sono del centrodestra, ma le colpe sono del centrosinistra, perché oggi avrebbe potuto salvare quel tribunale e non l'ha fatto. Io sono stato l'ultimo incontro che sono stato, c'era il ministro Orlando, mi sono alzato e me ne sono andato, perché per poco, se no non lo so come andava a finire, non lo so come andava a finire. Un arrogante. Un arrogante, un tracotante, non stiamo scherzando, cioè tu vengo nella tua sezione del PD a Roma insieme a Scarcella, ecco, ci dici che è un governo tecnico, che non appena fosse arrivato un governo politico e che lui avrebbe avuto qualsiasi tipo di incarico, avrebbe salvato il Tribunale di Rossano, perché il Tribunale di Rossano non meritava la chiusura. Beh, se le mangiate tutte queste parole, caro Presidente Scarcella, se le mangiate tutte queste parole, che il Tribunale andava chiuso, punto e basta. Quindi quale colpe sono di tutte, ognuno deve fare, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Il sindaco Iosan fino all'ultimo momento ha cercato di difendere l'indifendibile. Io ho la coscienza a posto verso gli uomini, verso Dio e verso questa maggioranza. Altri non lo so se hanno la coscienza a posto. Grazie.